Grazie per l'invito, sono felice anche di vedervi così numerosi. Sicuramente a Scienze Politiche questo non sarebbe successo. Mi presento in modo un po' più ampio rispetto ai temi di cui vado a trattare oggi. Oltre a insegnare appunto storia dell'America del Nord, mi interesso genericamente di storia early American history, sarebbe, quindi tendenzialmente quello che qui chiamo storia contemporanea. A metà ecco, tra la storia moderna e la storia contemporanea. Perché? Perché le date sono complesse. Che cosa significa oggigiorno storia moderna, sino a dove arriva. Sicuramente negli Stati Uniti la guerra civile è parte di questa early American history, dipende un po' appunto dalle università. Chiaramente l'oggetto della guerra civile negli Stati Uniti ha dei corsi specifici, soprattutto nelle università del sud, e anche qui in Italia ha avuto un successo paragonabile, no? Appunto a quello. Ho studiato con il professor Nuraghi, recentemente scomparso, che ha questi due volumi incredibili che tutti hanno comprato quasi, perché è un testo che ha venduto nonostante le più di 1000 pagine, pubblicate due volumi, un volume, poi dopo di nuovo due volumi, eccetera, eccetera. Ha avuto un grande successo, e il merito del professor Nuraghi è stato appunto questo, di aver portato l'interesse sulla guerra civile americana. In molti altri professori però hanno detto, guardate che più o meno di guerra civile ci sono tante. L'ultimo libro che è uscito negli Stati Uniti è dedicato alla guerra del 1812, che tutti voi forse sapete. Penso che sappiate che è quella ancora la seconda guerra di indipendenza, quindi quella ancora con la Gran Bretagna, si chiama appunto così, The Civil War of 1812, la guerra civile del 1812, ma c'è chi dice che anche la guerra di indipendenza è stata una guerra civile, quindi diciamo che le guerre civili negli Stati Uniti continuano. E come ho scritto nel mio ultimo libro, che si chiama proprio American Golem, lo spazio e il tempo degli Stati Uniti, c'è un continuo confronto tra due mentalità diverse di concepire l'idea stessa degli Stati Uniti. Chiaramente parlare di Barack Obama, vi annuncio sorella, così come dice la CIA, quindi la CIA in italiano sarà a Roma il 27 di marzo, per incontrare Renzi e il Papa. Il tentativo era un po' quello di portarlo a Milano, visto che viene qui per firmare gli accordi sull'Expo, perché non portarlo anche a Scienze Politiche, parlare un po' di questo, cosa ha in mente, che cosa sono appunto quali sono le sue strategie. Però è banale dire che Obama ha alle spalle l'eredità, tutta l'eredità di lì. Anche non solo simbolicamente, ma anche nelle scelte politiche. Di questo appunto il film di Spielberg, Lincoln, ne dà un po' conto, completamente tratto da Teams of Rivals, in questo libro incredibile che ci dice chi sceglie Obama, appunto chi ha scelto Lincoln, e poi alla fine, visto che poi questo testo che era sulla scrivania di Obama, chi poi alla fine sceglie Obama, quindi Hillary Clinton, la più accesa avversaria nello scontro delle primarie. Però ecco, non vorrei dilungarmi molto su quello che sono appunto questi temi, che sono più da scienziato politico che non da storico. Torniamo, quindi vi ho parlato del libro di Nuraghi. Non l'ho portato chiaramente perché era pesantissimo. Vi ho portato invece una breve storia di Red Mitchell, la guerra civile americana, che è uscita per il Mulino qualche tempo fa, anche se di fatto non è così ben curata.
rivela ancora una volta l'interesse che questa guerra ha per il mercato italiano. Chiaramente poi andremo a parlare di Lincoln, e rispetto a Lincoln, Storia dell'uomo che liberò gli Stati Uniti di James McPherson, perché questo è uscito recentemente dopo il film con Daniel Lewis nella parte di Lincoln, e poi vi ho portato dei testi un po' âgé, in cui questo è curato da Bruno Maffi, dedicato appunto a John Brown. La schiavitù è uno stato di guerra. Una bellissima edizione appunto del Siria, che del saggiatore, qualcuno mi ha detto che ha fatto anche delle tesi su questa casa editrice, specificamente su queste bellissime edizioni. E si nota la cura del libro, che è completamente diversa rispetto a queste più recenti. Poi ho portato un testo perché vi volevo leggere delle parole di Lincoln, appunto direttamente dalla sua voce, ed è uscita negli anni 60, sempre per il Mulino, a cura di Claudio Gorlier. Eccoci qua, quindi è su questo che ho costruito un po' la lezione di oggi, e però, come avete visto dall'abstract che ho fatto girare, incontro questi miei interessi con le cose più recenti. Quindi ho parlato prima di Expo, è chiaro che gli Stati Uniti, o quantomeno il mondo anglosassone, che vede nella possibilità di diffondere quelle che sono le innovazioni dell'epoca, si incontra subito con appunto quello che era il grande acerrimo nemico, quindi la Gran Bretagna. Gran Bretagna e Stati Uniti poi si scontrano, questi che poi saranno gli anni che porteranno alla guerra civile. In molti dicono che la guerra civile non è iniziata appunto negli anni 60, bensì è iniziata molto, molto prima. E adesso andremo a segnare i punti fondamentali di questo lento inizio della guerra civile. E quindi ci portiamo in questi anni 40 dell'Ottocento, quando c'è grande interesse per delle innovazioni che sembrano abbastanza semplici, ma sono legate chiaramente all'industria, l'industria inglese e l'industria americana. E quindi ci guidano verso le armi. Ecco, un mio collega Marco Buzzi, professore di storia contemporanea, dice di non mettere così l'accento sull'idea di allora, fabbricazione di armi e quindi poi guerra. C'è un legame forte tra queste due cose. Chi fabbrica le armi poi è chiaro che le vuole usare. All'Expo di New York, vi ho parlato appunto prima di quello di Londra, perché c'è una specie di gara che è del 1851, seguo quello di New York nel 1853. Mentre nel 51 c'era già Colt che aveva portato la sua pistola, nel 53 presenterà un secondo modello della sua pistola all'Expo di New York, che si tiene più o meno nello stesso posto concettuale, che è il Crystal Palace, no? Che era quello di Londra. Il Crystal Palace di Londra viene riproposto negli Stati Uniti, però molto più grande. Qualcuno di voi è stato a New York, lo può collocare tra la 41esima e la 42esima strada, a Bryant Park, vicino alla biblioteca appunto della città di New York, a fianco della biblioteca oggigiorno. All'epoca non c'era la biblioteca, ma c'era appunto il bacino di acqua del Croton, che era un po' il punto dove si diffondeva l'acqua di New York, che arrivava dal fiume Croton, che stava appunto verso la notte, verso Arles. Quindi in questo grandissimo palazzo di cristallo, costruito già con appunto acciaio e acciaio e vetro, con a fianco la Latimer Tower, che dava l'idea di un qualcosa che andava oltre la Trinity Church, che era l'edificio più alto di New York dell'epoca. Bisognava superare, bisognava uscire dall'idea che la chiesa dovesse essere la cosa più alta.
E noi milanesi ci abbiamo messo, non so quante centinaia di anni, ecco, per dire che ci voleva qualche torre più alta del Duomo. Comunque di fatto loro escono subito, appunto da questa eredità rivoluzionaria, la Trinity Church un po' rappresentava l'idea stessa della rivoluzione americana, per dire che ci vuole un edificio più alto di questa torre. La Latimer Tower, chiaramente avrà anche un ascensore, il primo ascensore di James Otis. Otis è un personaggio, un inventore, un tecnico, che però non sa cosa fare, non sa cosa fare della sua vita. Addirittura, se si leggono le sue lettere, pensa di andare verso la frontiera. La frontiera come valvola di sfogo per questa America che cresce. L'idea gli è andata bene. Dopo due anni, appunto, il suo ascensore era in funzione in uno dei magazzini di New York e il successo da lì in poi è decollato. La sua idea non ci voleva solo un cavo, ma anche una appunto, pompa a pressione che sosteneva il cavo, di modo che se il cavo si rompesse, l'ascensore si fermava. Banalmente, l'innovazione. Abbiamo visto tante di queste innovazioni negli Stati Uniti, spesso Obama ce le elenca tutte. Quindi questa era l'idea, grande palazzo. Chi c'era in mostra? Vi ho detto, cosa c'era in mostra? Visto che abbiamo parlato di armi, diciamo anche che c'era il fucile Remington. E al fucile Remington avevano aggiunto anche la baionetta. È qui che si vede come marcia questa industria che va verso la guerra civile. Ricordate queste battaglie della guerra civile, si spara due colpi e poi tutti all'assalto a baionetta, che è un po' un modo comune di fare la guerra all'epoca. E quindi ecco le altre innovazioni, se per caso qualcuno ha delle curiosità rispetto alla presenza degli stati italiani, c'è qualcuno che è interessato a sapere qualcosa. C'era l'Italia, c'era il padiglione italiano. Chiaramente era sovrarrappresentata dallo Stato di Sardegna e poi però c'era anche qualche espositore di Milano e qualche espositore di Firenze, abbiamo anche il noto Ricordi. È chiaro che c'era un grande interesse anche per la musica e soprattutto per le marce musicali. La marcia che poi era fatta dalla banda ed era una banda dell'esercito rappresentava un po' anche questa marcia appunto verso la guerra. Chi inaugura questa esposizione universale, che in realtà non si chiamava Exposition, sarà un nome successivo che arriverà dopo l'Expo di Parigi, si chiamava Exhibition, quindi mostra. Se siete interessati, dal 23 al 24 di ottobre, visto che andiamo verso l'Expo di Milano, teniamo una conferenza a Scienze Politiche che si chiama appunto così, From Exhibition to Exposition, quindi dalla mostra all'Expo. Che cosa cambia? In un certo senso, quando l'evento diventa globale e non è un semplice museo? Perché guardate bene che in effetti l'exhibition di New York è gestito un po' come museo. Dopo la partenza, infatti, chi si incaricherà di portare avanti, perché rimane dal 53 al 54 fino al novembre del 54 l'esposizione attiva, è il nostro Finance Barnum. Barnum, la parola vi dice qualcosa? Il circo. Il circo. Benissimo. Però all'inizio Barnum in realtà era un cantaone, possiamo dirlo benissimo, che metteva in mostra per dei creduloni dei personaggi strani, freaks, l'uomo più basso del mondo, appunto prima che poi per l'Expo portassero il pigmeo, la donna più grassa, il nero più peloso, eccetera eccetera, no? Quindi è lui che in questa sua trasformazione, dopo aver rilevato l'American Museum di New York e aversi installati sui freaks per cercare di estorcere qualche soldo ai creduloni
cerca di ripensarsi appunto come impresario, come grande impresario di eventi, di circo, e quindi passa attraverso la gestione dell'exposition di New York del 1853-54. E anche lui chiaramente aggiunge qualcosa alle marce militari, aggiunge la brass band, quindi una band di ottoni. Quindi gli ottoni diventano qualcosa sempre più legato alla tradizione americana, e quindi avremo poi dopo le grandi bande di ottoni, e poi chiaramente tutti i sanno della storia del jazz. Comunque non è chiaramente il tema di quest'oggi, era appunto, mi volevo legare alla inaugurazione, quindi marce militari, il tutto con una parata militare. La parata militare vede arrivare il presidente dell'epoca, che si chiama appunto Pierce, insieme al ministro della, appunto, della guerra, Jefferson Davis. Prendono, appunto, arrivano alla Battery con la barca, e quindi all'inizio appunto di Manhattan, scendono e devono arrivare alla 42esima strada. Chiaramente marcia devono fare. Cavallo Nero è il presidente, chiaramente seguito dalle carrozze, si entra in questo punto di vista, si fa un discorso un po' citato all'inizio del mio paper. Questa è una cosa classica degli americani, che risale a Thomas Jefferson quando fondò West Point. By science in war, peace is produced. Latino era originale, era scienza bellis, scienza pacis. Tradotto in inglese, by science in war, peace is produced. E così si fonda West Point, un'accademia militare. E chi ci va all'accademia militare? Lo stipendio non è granché, questo vi dico, bisogna obbedire, quindi tendenzialmente ci vanno solo quelli che non hanno lavoro all'epoca, e ci sono tutti quelli del sud. I bianchi del sud, questo mondo così ristretto, potevi fare il grande proprietario terriero, se eri il primogenito, se non eri il primogenito, chiaramente forse era ottimo andare a West Point. Adesso oggigiorno si dedicano al Dipartimento di Stato, però all'epoca andava a West Point. Ecco che qui iniziamo a introdurre un tema forte, perché i sudisti, quando inizia la guerra, vincono così tante battaglie, e questa è un'ossessione di Abraham Lincoln. Perché loro vincono? Perché loro combattono in quel modo e noi non riusciamo a combattere in quel modo? Diciamo che Lincoln farà molte cose, farà molte leggi, uno che chiaramente non dorme mai, si contorce sulle sue decisioni, scrive lettere, poi non le spedisce. Comunque, di fatto, tra le tante cose che riuscirà a fare per gli Stati Uniti, ce ne saranno tantissime. Abbiamo curato una mostra alla Triennale di Milano dedicata appunto al vitrinista del MIT, Politics and Political News of Abraham Lincoln. Ho curato anche in modo molto dettagliato questo suo percorso legislativo, che è fortissimo. Insieme a questo percorso legislativo, la sua ossessione è quella di fare il comandante in capo, non come George W. Bush. Lui tendenzialmente era sempre sul campo di battaglia. Difficilmente lo trovavi a Washington, e lo vediamo un po' anche nel film di Spielberg. Visita le truppe, sente come sta il soldato, e poi parla con appunto il soldato afroamericano. E qui chiaramente dobbiamo introdurre anche il tema dei soldati afroamericani. Grande idea di un altro personaggio che finora appunto non ho citato, che è Frederick Douglass, il grande abolizionista. Frederick Douglass
C'è qualcuno di voi che ha letto appunto Memoria di uno schiavo fuggiasco, un testo di grande successo, però lui non riesce mai a uscire da questo personaggio. Ho curato per l'abolizione della schiavitù un testo di Victor Schoelcher, che infine quando poi si incontrano gli suggerisce: ma perché non vai oltre a questa, continuare a raccontare la tua storia, appunto quando ero schiavo, poi dopo sono andato nel nord, all'emancipazione, poi sono giocato in politica, il Partito Repubblicano, che era il partito appunto dell'abolizione, quantomeno che parteggiava per l'abolizione della schiavitù. Infatti, quando si possa pensare oggi, i democratici erano completamente contrari a questo. E quindi ecco questa vicinanza. Lincoln, Frederick Douglass, la grande idea di Douglass di avere anche dei reggimenti di colore. Ecco, amo per i miei studenti, ecco, a questo punto magari far vedere delle immagini di Glory, un bellissimo film, che mostra come uno di questi reggimenti, il 54esimo reggimento di infanteria di New York, capitanato da capitano Shaw, riesce quantomeno a cambiare una mentalità che vedeva gli afroamericani un po' come al solito si vedono spesso in tutta questa tradizione ottocentesca, cioè come grassi e pigri e tendenzialmente non così interessati alla loro libertà. Quindi questa era una grande idea di Douglass. Apro con Douglass e vorrei un attimino parlare proprio di John Brown. John Brown, in questa, la schiavitù è uno stato di guerra, rivede nella possibilità non tanto appunto di una emancipazione lenta appunto dalla schiavitù, ma da un'emancipazione immediata. Bisogna scendere in guerra per abolire la schiavitù. Frederick Douglass e John Brown sono dalla stessa parte, però Lincoln capisce che è una strada sbagliata questa. Forse l'unico che segue Douglass nel Massachusetts, che pensate era la culla di questa integrazione razziale, è appunto sicuramente appunto insieme a John Brown, quello che scrive poi in difesa di John Brown e quindi Thoreau. Il mitico Thoreau, quel personaggio che apparteneva al mondo trascendentalista di Ralph Waldo Emerson, alla fine è l'unico che si schiera a favore di questa azione, cioè assalire l'arsenale militare di Harper's Ferry in Virginia per prendere le armi e creare un'insurrezione di afroamericani. Ma come si può pensare, un po' il rapporto tra afroamericani e realtà di queste terre, che sono le terre poi classiche del sud, oppure quel sud che poi si confonde nel nord, parlo di Virginia, parlo di Kentucky, queste Tennessee, queste zone di confine, è sempre un po' misteriosa. Alan Taylor, ve l'ho citato prima, questo grande storico americano che ha questo American Colonies, un libro molto bello, e pubblicato, come vi ho detto prima, appunto The Civil War of 1812. Nell'ultimo libro, appunto, prima di lasciare l'University of California a Davis, dove lavorava prendendo anche molti soldi, per tornare in Virginia, all'University of Virginia, e prendere il posto appunto del docente precedente, che è il celebre Peter Onuf, se per caso qualcuno di voi è interessato, è quello che scrive di più su questi temi, o quantomeno anche sulla Virginia dell'epoca di Jefferson. Ecco, ci spiega come gli afroamericani sono sempre stati the internal enemy, l'amico interno per appunto questa unione americana. Quindi nessuno si fida di loro.
e soprattutto non si difendono quando possono avere in mano un fucile. Ecco perché appunto questa idea del 54esimo reggimento sarà un po' difficile da portare avanti, e perché visto Glorici si accorge che le armi arriveranno sempre, quasi sempre in ritardo, non solo le armi ma poi anche le scarpe e le divise. Quindi afroamericani come nemico interno che aiutano gli inglesi, chiaramente gli inglesi giocavano su questo, e quindi giocavano sul fatto che se state con noi noi vi garantiamo la libertà di fatto, soprattutto nel grande evento appunto della guerra del 12, quindi del 14, quando gli inglesi prendono Washington e la bruciano. La bruciano, e lì nascono un sacco di miti americani. In primo luogo Uncle Sam, che era questo Uncle Sam, se non un commerciante di carni di Troy, New York, che guadagnava con questa guerra. Allora chiariamoci bene, poi come avverrà con la guerra del 1914? Si sa che c'è qualcuno che ci guadagna, e ci guadagna molto. Non solo vendendo armi, questa è la cosa più semplice da pensare, ma anche poi quelle saranno le razioni alimentari, quelle che sono le scatolette. Per gli Stati Uniti rappresentano un po' appunto l'universo di Chicago. All'epoca, nell'Ottocento, si chiamava porcopoli. Tutta questa carne che arrivava dal sud veniva lavorata nei macelli di Chicago e poi diventava messa nei barili e poi dopo nelle scatolette. E quindi Uncle Sam è uno che ci guadagna molto. È un commerciante di carne, ma non sono solo commercianti di carne che ci guadagnano, chiaramente poi tutto quel mondo legato alla fabbrica di uniformi, che però sono fatte in modo artigianale. Per tutto questo periodo gli uniformi sono fatti in modo artigianale, perché non c'è tanta gente che va a combattere, soprattutto la gente che va a combattere vestita così com'è, con il suo moschetto. Sono tutti volontari, sono tutti minimi, pronti a entrare in azione in un minuto. Sono i minimi della rivoluzione americana, che in un certo senso diventano anche i soldati della guerra del 1812. E cos'è la loro idea? La loro idea è quella di vincere la guerra in un minuto. Quindi l'azione immediata. Per la guerra del 1812 Jefferson pensava, l'idea era quella di conquistare il Canada. In Canada ci andiamo e sarà una passeggiata. Sarà un'ossessione che anche nella guerra del 1914 è presente in tutti gli imperi. Sono tutti sicuri di vincere in un minuto. La guerra sarà l'arco, una passeggiata e ci prendiamo il Canada. Però le cose non stanno così, perché la guerra porta morti, la guerra porta revenge, vendette, e poi nel momento in cui vai e bruci un villaggio, e questo poi gli americani lo impareranno, però non mi sembra di capire che non lo impareranno mai effettivamente. Quando vai in un posto e bruci un villaggio, posso parlare anche di My Lai in Vietnam, poi dopo quella gente lì non la recuperi più, sarà sempre un terrorista, o quantomeno loro la chiameranno terrorista o internal enemy. Però di fatto stai sicuro che questo sarà un territorio che non riconquisterai facilmente, a meno che appunto è successo questo, il grande generale che esce da questa guerra, la guerra del 12, è Jackson, il massacratore di indiani, è quello che poi alla fine li fa scomparire, è quello che poi alla fine voterà l'Indian Removal Act, che dice non vogliamo più vedere indiani nella parte appunto est del Mississippi. Se ci sono degli indiani, se ne devono andare dall'altra parte, non ci vanno, ce li mandiamo. Indian appunto Removal Act del 36 ha portato avanti il mondo Jackson del suo successore Martin Van Buren, e vede questo appunto lungo percorso delle lacrime, ma non di indiani che poi
ricompariranno un po' stereotipati nel circo di Buffalo Bill, gli indiani cherokee, che avevano quel grande capo Sequoia creato una lingua scritta, e addirittura avevano adito alla Corte Suprema, quindi anche degli avvocati indiani. Ecco, però non vorrei appunto trasformare tutto una lezione di storia dell'America del Nord, cercherò di tornare un po' sull'argomento, però appunto volevo sottolineare questo ruolo degli warlocks, i falchi della guerra. Cioè ci sono dei politici, vi ho citato prima Andrew Jackson, poi diventerà appunto presidente, e chi altro? Chi ci guadagna sicuramente, che quindi magari vede di trarre vantaggi politici da questa guerra, voti, banalmente come Peter Porter di New York, oppure come il celebre John Calhoun, chiaramente non c'è nella guerra civile perché muore nel 1850, però è quello che più spinge per questa guerra civile. Per chi è ancora appassionato di cinema, lo citerò il 1839, quindi l'episodio della nave Amsterdam. Passiamo di nuovo il presidente Van Buren, l'ho citato appunto prima, il successore di Jackson. Il caso dell'Amsterdam lo conoscete tutti? Questa nave commercia schiavi, appunto, e li porta da L'Avana a appunto Puerto Principe a Cuba, un'insurrezione, appunto, sinché un leader che prende il possesso di questa nave e poi va un po' alla deriva, viene fermato nel Connecticut, a New Haven, e qui parte il processo. Il processo sarà lungo, complesso, con varie fasi, tre chiaramente. La prima fase in cui gli africani vengono giudicati non schiavi perché arrivavano dall'Africa. Poi dopo, man mano si va avanti nel processo, ci si accorge che Van Buren è interessato a risolvere questa questione appunto rimandandoli in schiavitù. E chi di più fa pressione per questo? John Calhoun, rappresentante del South Carolina, rappresentante degli interessi del Sud, che sono appunto quelli delle grandi piantagioni. Un grande piantatore, molti schiavi, un lavoro che in un certo senso non ha bisogno di quello che, di cui abbiamo parlato prima, delle innovazioni tecnologiche. Sviluppo urbano, sviluppo tecnologico vanno pari passo. Le innovazioni sono presenti nella città, si ha la possibilità di creare una nuova macchina che fabbrica delle cose. Cosa serve in una piantagione di cotone? Dopo l'invenzione della cotton gin, che in realtà è una specie di macchina per dare il cotone americano, che era di un particolare tipo, poco pregiato, se non il raccolto dei campi. E qui abbiamo addirittura le foto di dei sign che abbiamo appena visto nel centro culturale di Milano. Sono dei bambini, bastano dei bambini, ma anche nelle fabbriche del nord poi alla fine ci lavorano i bambini. Però di fatto basta una manodopera non qualificata. Ecco qui la grande differenza. Molti storici insistono su questo: skilled and unskilled. Un operaio qualificato che chiaramente può valorizzare il suo lavoro, è un operaio non qualificato. Quindi tendenzialmente comunque il sud è questo. Se sei un secondo genito, chiaramente può scegliere di andare a West Point. Ecco che poi, come avevo detto prima, il Sud si ritroverà con molti
generali per il sud, che dire, la guerra, questa guerra civile, la sapeva combattere anche grazie a questi generali. Addirittura c'era una vignetta di un di Carrera e Nance, questi due stampatori dell'Ottocento americano, e questa vignetta diceva: un soldato, oh, mi raccomando, non uccidere l'ufficiale nordista, perché con l'ufficiale nordista noi siamo sicuri che vinciamo la guerra. Si, ti prendevano addirittura in giro, talmente tanta era la loro incapacità di combattere, ma loro non avevano mai combattuto, loro erano lavoro di fabbrica, loro ci guadagnavano se chiaramente commerciavano, di fatto commerciavano appunto questo. Quando le cose cambiano, la differenza, chiaramente il grande generale, cioè quello che sapeva scegliere i soldati, era George Washington, e ha vinto un po' la guerra di indipendenza per questo, che poi era una guerra di indipendenza composita. George Washington, vi assicuro, non ha mai quasi scritto una lettera praticamente analfabeta. Il letterato, se leggete una lettera di George Washington, è quasi comprensibile. Ho stampato appunto le 110 regole di civiltà, che sono un po' la sua educazione formale, presa da un testo di gesuiti. Però lui sapeva fare quello, il generale. A differenza di Washington, e perché in un certo senso la guerra del 1812 viene persa dagli Stati Uniti, è che James Madison, il presidente dell'epoca, non sapeva fare il generale. Tutti gli altri invece presidenti erano prima generali e poi presidenti, da Andrew Jackson. Ecco l'eccezione, Lincoln. Lincoln è il politico complesso, un po' la sua formazione, messa bene in luce da un film interessante di John Ford del 1936, si chiama in italiano Alba di Gloria, e la sua formazione lo porta a conoscere il mondo americano. Quindi lui è un avvocato che però conosce una mentalità che è quella appunto tipica americana, che poi alla fine è una mentalità del sud. Tendenzialmente noi lo ricordiamo come uomo dell'Illinois, no? Quindi se andate a trovare la casa di Lincoln la troverete a Springfield, Illinois. Però lui si forma su una frontiera che è quella appunto del Kentucky, con varie vicissitudini, sofferenze, eccetera, eccetera. E anche delusione perché in un certo senso non era facile far passare la sua idea di mondo. E la sua idea di mondo, in un certo senso, la ritroviamo qua. E un po' si lega a appunto quello che si è detto prima sul lavoro. Il lavoro nei campi, il lavoro di fabbrica, quando una persona è schiava. Questo è un frammento della schiavitù che esce fuori il 1 luglio del 1854. Molto serio. E questo lo scrivo. Se A può provare coerentemente che egli può di diritto fare schiavo B, perché non potrà B impugnare lo stesso argomento e dimostrare allo stesso modo che egli può fare schiavo A? Voi dite che A è bianco e che B è nero. Allora è il colore, per cui più chiaro, ha il diritto di fare schiavo più scuro. Notatelo bene. Perché con questa regola voi potrete diventare schiavi del primo uomo che incontrate che abbia una pelle più chiara della vostra. Ah, non intendete esattamente il colore, volete dire che i bianchi sono intellettualmente superiori e che hanno pertanto il diritto di fare schiavi neri. Chiaramente si usa il termine nigger. Guardatevi anche da questo, perché con questa regola voi potete diventare schiavi del primo uomo che incontriate che abbia un intelletto superiore al vostro. Terzo punto e finale, ma voi dite che è una questione di interesse, che se quello è il vostro interesse, voi avete il diritto di fare schiavo il vostro simile. Benissimo. Così se l'altro considera ciò un vantaggio, anche lui ha il diritto di fare schiavi voi. E questo è
Il discorso lo chiamano frammento, però era un modo per porsi il problema, infatti poi dopo si presenta a Peoria, Illinois, e richiama i padri fondatori. Che cosa intendevano i nostri padri fondatori? Quando dicevano nella dichiarazione di indipendenza, appunto, parlavano del diritto alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità. Sembrano un po' parole vuote, però dette da un presidente come Obama, però attualizzate. È chiaro che chi ha scritto questa appunto, dichiarazione era Thomas Jefferson, un proprietario di schiavi. È chiaro che sul Northern State of Virginia, Jefferson chiaramente considerava i neri inferiori. La sua idea di uomini, è chiaro, non c'erano le donne, non c'erano gli indiani, anche se avevano chiaramente più rispetto degli indiani che non degli afroamericani. Però poi alla fine è quello che scende a compromessi. La sua plantation wife, Sally Hemings, è la, direi, la sua concubina. Plantation wife. È chiaro che è di colore. E gli dà anche dei figli. Saranno gli unici che Jefferson, alla fine, appunto, quando raggiungevano la maggiorità, quindi sono 24 anni, lasciò liberi. Tutti gli altri sono andati finiti venduti nel fallimento appunto della sua grande intrapresa, che poi è la tenuta di Monticello. Ecco dunque il passaggio complesso e anche la difficoltà di Lincoln di fare approvare queste idee che sembrano a noi banali. E quindi all'inizio si parla di compromessi per tenere insieme l'Unione. Ci sarà il compromesso del Missouri, 1820, appunto questo è di Clay, lui del Kentucky, che fa lo speaker della Camera, che dice: ah, facciamo un compromesso, cerchiamo di tenere gli stati alla pari. Quindi teniamo un numero di stati schiavisti e un numero di stati non schiavisti sullo stesso livello. E entra uno stato schiavista, non ci sono stati nel nord che possono entrare, visto che l'Unione si ampliava, e inventiamo uno, il Maine. Lo stacchiamo appunto dal Massachusetts e diventa il 20° stato, così avremo 10 stati appunto schiavisti e altri 10 non schiavisti. Questa è politica, ragazzi. Bisogna trovare un'idea per uscire dall'impasse. L'abbiamo vista anche qui in Italia, è stata un'idea vincente, no? Faccio riferimento appunto al voto sulle elezioni della Camera e del Senato. Perché non scegliamo di cambiare solo la Camera? Tanto se no va da un'altra parte. Ecco l'idea geniale, che poi ricompone la politica e però non risolve il problema. Non risolve il problema perché poi si andrà a un ulteriore scontro. All'interno del scontro arriva subito. 1836, il problema di un grande stato come il Texas, qualcuno ha in mente Alamo, i miei colleghi americanisti lo chiamano Fort Alamo. Mi sembra di essere tornato in un appunto film di pessimo appunto, Italian Spaghetti. Cosa per cui mi batto sempre anche nell'ultimo testo Borgognone, storia degli Stati Uniti di nuovo Forte Alamo, ma io l'ho scritto adesso a parte l'ho scritto basta con questa foto, non posso più. Del Pero Forte Alamo, Bergamini Forte Alamo, ma che forte è una missione, è una missione appunto spagnola trasformata poi dai messicani in presidio. Missione, presidio, Pueblo era l'universo di questa America, l'altra America, l'America appunto, appunto spagnola. E quindi però il Texas, molti storici parlano di questo, parlano della guerra del Texas,
perché il Texas entra come stato schiavista, è quindi un grandissimo stato schiavista, e come in un certo senso può equilibrare l'ingresso di uno stato come il Texas. Ecco, ancora l'invenzione, California. Però qui c'è qualcosa che cambia, perché pensate che la California, quest'idea del compromesso del Missouri, perché il compromesso del Missouri parlava di un parallelo, il 36esimo. Visto che tutti gli stati del sud erano così legati appunto alle culture, in un certo senso alla terra, quindi all'idea stessa della, appunto, della piantagione amministrata e coltivata dagli, dagli schiavi afroamericani, questo poteva essere un punto di riferimento. Tutti gli stati che entrano al di sotto del 36esimo parallelo possono essere considerati schiavisti. Tutti quelli che entrano al di sopra del 36esimo parallelo, stati liberi. Capite benissimo che la, il Texas sta sicuramente giù, la California non si sa esattamente dove sta. Sicuramente sta giù e su. Ancora, appunto, un'altra legge importantissima che ci guida alla guerra civile nel 45 è il Kansas-Nebraska. Qui abbiamo uno stato come il Kansas e il Nebraska che stanno proprio in mezzo e che sono schiavisti o schiavisti. Ecco qui che la legge revoca il compromesso del Missouri, revoca il principio del 36esimo parallelo e dice: uno stato quando entra può scegliere da che parte stare, saranno gli stessi elettori. Questo politicamente mi dice l'attualità del tema. Sarà il blog. Saranno gli stessi lettori a dirci da che parte starà lo Stato. È chiaro che nel momento in cui il Kansas deve decidere se stare dalla parte schiavista o non schiavista, e lì si svolge la più grande battaglia pre-guerra civile. Ed è per quello che John Brown va nel Kansas, un uomo del Connecticut, che ha studiato però non tanto all'università di Harvard, appunto, ma alla grande università della frontiera. È il vero americano che parla di libertà e che parla di schiavitù come una guerra, uno stato di guerra. E allora bisogna andare in Kansas con i suoi figli per combattere contro quelli che poi alla fine sono gli schiavisti, che anche loro arriveranno numerosi in Kansas. E qui ci saranno dei massacri, quello di Lawrence, quando appunto una banda di sudisti distrugge completamente, incendia una cittadina di abolizionisti. Ecco, capite cosa vuol dire guerra civile? E questa è la guerra civile. È una guerra civile permanente in questi Stati Uniti, che oggi si combatte su altri temi, possono essere addirittura ancora una volta le armi, tanto per cambiare. Però questa è già la guerra civile, anche se non si chiama appunto guerra civile. Ancora, questa volta ci si mette la Corte Suprema con una sentenza. Il caso del Dred Scott, siamo nel 1857, la Corte Suprema, che sta riunita a St. Louis, decide che appunto gli schiavi non sono delle persone, ma sono degli oggetti. E pertanto, il caso di Dred Scott è molto interessante, può raccontarlo, seguire, eccetera, eccetera. È tutta gente che pensa di adire appunto la giustizia per poi ritrovarsi sconfitto. E il rischio è grossissimo. Il film che ha preso l'Oscar, ne parlavamo prima, 12 anni schiavi, si gioca su questo terreno. Una persona libera nel nord che viene rapita, un attore, e ce n'erano tanti, intellettuali, Frederick Douglass, grande oratore, che vengono appunto rapiti e portati nel sud e costretti a lavorare nei campi con appunto i ritmi e le violenze del sud.
E qua Lincoln capisce che le cose non funzionano. Ecco il celebre discorso appunto della casa divisa che vado a leggere brevemente. Ecco la casa divisa. Ed è chiaramente ancora una volta Springfield, Illinois, 16 giugno del 58, signor Presidente e signori della Convenzione. Ecco, a differenza di Obama, che è un great speaker, a differenza appunto di Obama, Lincoln è un great debater. Era uno che sapeva confrontarsi con l'avversario, e per quello usciva dalle sale, appunto dalle aule del tribunale, e quindi sa come caricare il discorso. Il suo più celebre poi sarà quello di Gettysburg. Però lo recuperiamo un attimo dopo, però anche per questi piccoli appunto per piccoli discorsi segna il tempo. Signor Presidente, signori della Convenzione, se noi potessimo innanzitutto sapere dove siamo e dove ci stiamo dirigendo, potremmo meglio giudicare che cosa fare e come farlo. Sono già passati 5 anni buoni da quando una certa politica fu iniziata con lo scopo ben preciso di porre con fiduciosa promessa un termine all'agitazione schiavista. Col procedere di tale politica, l'agitazione non soltanto non è cessata, ma ha continuato ad aumentare. Secondo la mia opinione, essa non terminerà fin tanto che non si maturi e si superi la crisi. Una casa divisa contro se stessa non può reggere. Io non credo che questo governo possa durare permanentemente mezzo libero e mezzo schiavo. Non che io creda che l'Unione si sciolga, non che io aspetti che la casa crolli, anzi mi attendo una fine della sua divisione. Diventerà tutta una cosa o tutta un'altra. Ecco qui che c'è la classica idea appunto degli Stati Uniti come una casa comune, ed ecco l'interesse di Lincoln. In questo momento appunto il Partito Democratico, fondato da Andrew Jackson nel 1828, si muove in una direzione. Gli altri si ricompongono. Free Sawyer si chiama. Un bellissimo lavoro di uno storico americano che parla appunto di free soil, free labor, free land. Ecco lo spirito che deve guidare queste persone quando vanno verso la frontiera. La terra è libera, esistono. Il lavoro deve essere libero e l'uomo deve essere libero. In quest'idea si compone un nuovo partito che è un leader non così carismatico come Abraham Lincoln. È un leader, si chiama John Charles Fremont, è un esploratore, quindi abbastanza di successo, però è un tipo che ha una bella vita, si passa spesso un sacco di tempo a Parigi, la moglie parigina, eccetera, eccetera. Non è un politico americano. Vi ricordo che oggigiorno i politici americani sembra che sono all'80% senza passaporto, compresi quelli che stanno al Senato e alla Camera. 80%, vuol dire che non conoscono il mondo. Quindi il politico americano che può far partire questo scusate il gioco di parole, partito repubblicano, è lui. Lui rappresenta appunto l'uomo della frontiera, i suoi trascorsi appunto in Kentucky, e poi il nuovo successo come avvocato, great debater, in Springfield, Illinois. E quindi
da lì in poi il percorso suo politico nel cercare di affermare questa idea della casa divisa sarà forte, al punto che arriverà a dire che a lui non interessa niente la schiavitù, e questo è un classico che viene ripescato per quello che riguarda Lincoln. A Lincoln non gli interessava niente degli schiavi. Ah no, aveva ben chiaro che cosa voleva dire essere schiavo, aveva ben chiaro che non poteva esistere un doppio sistema. Ecco perché non si sceglie. Questo secondo me è il film di Spielberg, lo sta molto bene. L'ossessione di dire ok, andiamo oltre, un proclama di emancipazione. Proclamation of Emancipation, che dire, è una cosa rivoluzionaria, anche se nella complessità di quel proclama. Il 1 gennaio 1863 si dice che sono liberi tutti gli schiavi, ma non tutti gli schiavi, tutti gli schiavi che combattono per la Confederazione. E questo è importantissimo per alterare le sorti della guerra che nel frattempo è cominciata. Non si sa se Lincoln l'abbia fatta incominciare, quantomeno ha creato l'opportunità in questo blocco appunto di Fort Sumner per il sud, Charleston, ha cercato di creare l'opportunità per avere questa guerra. Lui dice ok, voi avete circondato il forte e non lasciate passare i rifornimenti. Io non voglio farvi la guerra. Io cerco solo di portare dei rifornimenti al forte, in modo che questa gente non muoia di fame. È chiaro che Jefferson Davis cade in questa trappola. Sono molte le trappole tese dai presidenti americani, visto che faccio storia appunto degli Stati Uniti, mi piace un po' giocare su questi archi temporali ampi, per l'arco. Oppure anche poi dopo Meadows per la guerra, appunto le guerre successive. Eccoci qua. Quindi l'idea di provocare una guerra, e questo McPherson lo mette benissimo in chiaro. Non è un testo molto efficace, molti miei studenti non lo apprezzano perché forse è troppo semplice. Non è la grande storia di Uragli della guerra civile. Però se leggete questo piccolo libro capite quali sono i meccanismi della guerra e come fa Lincoln a vincere questa guerra. E qui in un certo senso si gioca appunto quell'incidente di prima, che poi anche e soprattutto il tentativo di andare oltre il proclama di emancipazione, andare a quello che vi ho detto prima, far sì che questi soldati afroamericani combattano per l'Unione. E non solo, che poi ci siano degli istruttori che dal sud, appunto che dal nord, vadano al sud per cercare di iniziare a lavorare su questi afroamericani, perché chiaramente erano tenuti, chiaramente non potevano né leggere né scrivere, chiaramente a chi non cercava di fare, venivano tagliate mani, eccetera, eccetera. Ma è una legge veramente incredibile, compresa un po', è bellissimo, che mi piace citarla, lo cito Django. Django appunto di Tarantino ci fa vedere come viveva. Le maschere di ferro esistevano, le catene, e poi ancora tutte quelle privazioni, le torture, dalla castrazione al linciaggio, e poi il linciaggio continuerà anche nell'epoca successiva. Quindi lo spirito di Lincoln, e qui è chiaro, è cercare di trovare dei generali che gli possano far permettere appunto di vincere questa guerra. È chiaro che nel momento in cui la guerra andava avanti si vedeva la differenza numerica. 22 milioni di abitanti nel nord
9 milioni nel sud, di cui tendenzialmente non siano proprio i numeri giusti, però più di 4 schiavi. Come fa un esercito costruito su una nazione appunto di 6 milioni di persone a riuscire a vincere una guerra contro un'altra nazione composta da 22 milioni di persone? Certo, perché quelli cercano solo di guadagnare, interessa nessuno le sorti della guerra. Guadagno era fabbricare le scarpe, il guadagno era appunto fabbricare uniformi, il guadagno era fabbricare fucili, però era quello che sapeva fare. Erano le fabbriche del nord che producevano. E come vi dice poi il bellissimo libro di Cartosio sulla storia degli Stati Uniti dopo la guerra civile, è qui che nascono tante delle invenzioni. Torniamo di nuovo all'esposizione universale, poi non ce ne saranno più negli Stati Uniti fino al 1876 a Filadelfia, per il centenario della dichiarazione dell'indipendenza. Ci sarà la guerra, poi ci saranno delle sanitary affairs, quindi dei modi per dire come ti curi una persona. E qui è la stessa industria appunto della sanità americana che fa dei balzi incredibili. Si spiega alle persone come amputare una gamba. E sai benissimo quando deve amputare, perché sennò la persona muore. Quindi è lì che nascono i chirurghi, non solo nascono i chirurghi, nascono appunto i numeri delle scarpe. Prima la produzione era artigianale, non c'era nessuno che badava al 42, 43, appunto in inglese 9, 10, 11. Prendi, ti va bene? Prendile, sono tua. Non ti va bene? Devo di farne una su misura. Qui ci sono dei numeri, qui ci sono anche appunto delle taglie di uniformi, qui ci sono moltissimi fucili Remington, compresi di baionette, e per gli ufficiali anche il nuovo modello della pistola Colt, per non parlare poi dopo appunto di tutto il resto, quindi il mitragliatrice, il movimento delle truppe. Perché non possiamo pensare agli Stati Uniti in un passaggio così epocale dal movimento sui fiumi, vi riportate all'epoca dei battelli a vapore che salivano e scendevano dal Mississippi, eccetera, eccetera, e qui ci si muove sul treno. Non è che puoi portare le truppe con appunto il battello nel sud e poi arrivavano anche col battello, soprattutto nel New Orleans. No, bisogna continuare questa costruzione di ferrovie, che soprattutto servono i barboni. Quindi come passare da questa idea di guadagnare solo sulla guerra e fare in modo che poi la guerra sia veramente vinta? Ecco la grande idea di Lincoln, appunto il Draft Act. Mi spiace, leva obbligatorio. Non puoi o non vuoi andare appunto a combattere? Paga $300. Ecco che qui ci sono delle insurrezioni popolari, certo, a New York c'è una grande insurrezione popolare che si chiama Draft Riot, che porta addirittura l'esercito dell'Unione a bombardare la città. Per forza ci sono gli irlandesi che dicono, ma chi non lo fa fare, uso il termine antico, a combattere per questi negri? E poi sono talmente povero che non c'è nemmeno i soldi per pagarmi $300 per non andare a combattere. A questo punto non ci sto, a questo punto mi ribello. E con la carriera dell'esercito, bombarda a New York. Per chi vede Gangs of New York, vede gli elefanti del circo di Barnum che vanno in giro per la città. Quindi, durissimo l'incro. Ed è durissimo, soprattutto con gli agitatori sudisti che agiscono in questi territori di confine. Infatti, Taney, il giudice della Corte Suprema, gli dice tu non mi puoi incarcerare tutti. Però lui lo fa. Lui abolisce quello che era la classica legge garantita dalla Costituzione americana, che è l'habeas corpus. Non puoi incarcerare una persona se appunto non hai delle prove. Però in questo lui è deciso, è duro, in inglese tough.
Ok, quindi il tentativo da parte di Lincoln di vincere questa guerra con il Draft Act, di vincere questa guerra con dei generali, solo che dei generali non ci sono. Nell'aspettare una persona come Ulysses Grant, e tutti dicevano che era un alcolista, che non gli si poteva affidare appunto un esercito. E infatti lo dice chiaramente: se io avessi creduto alla politica, chiaramente avrei perso la guerra. In questo caso la politica non è utile per decidere, avrebbe travisato. Ecco che trova Grant, che poi diventa anche lui presidente, che porterà gli Stati Uniti all'Expo di Filadelfia del 1976. È chiaro che Grant quantomeno capisce che bisogna combattere come i sudisti, cioè bisogna combattere su più fronti contemporaneamente, e loro hanno la possibilità di farlo. E poi non solo arginare il nemico, come era successo a Gettysburg, grandissima battaglia, dal primo al 3 luglio, tre giorni di combattimenti. Oggigiorno appunto a Gettysburg c'è un college, il college di Gettysburg, e lì per qualcuno di voi che vuole scrivere un libro sulla guerra civile, c'è un premio tutti gli anni, $30,000, miglior libro sulla guerra civile americana. C'è questa attenzione in Italia? Mi chiedo, $30,000 per scrivere un libro ancora sulla guerra civile, cosa c'è di dire? Gary Wills appunto fa un libro solo sul discorso di Gettysburg, tradotto per il soggetto, le parole che cambiarono il mondo. Qual è la retorica del discorso di Gettysburg che Lincoln pronuncia nel novembre del 63, quando va sul campo di battaglia? E qui dopo vorrei torturarvi oltre, quindi potete benissimo andare. 87 anni fa i nostri padri diedero vita su questo continente a una nazione nuova concepita nella libertà e dedicata al principio che tutti gli uomini sono creati uguali. Oggi noi siamo impegnati in una grande guerra civile che proverà se la nostra nazione o ogni altra così concepita e dedicata può durare a lungo. Ci siamo incontrati su un grande campo di battaglia. Dalla guerra siamo venuti per consacrare una parte di questo campo al luogo ultimo di riposo per coloro che qui diedero la loro vita, perché quella nazione potesse vivere. È cosa quanto mai propria e conveniente che noi ci comportiamo così. Ma in un senso più largo noi non possiamo dedicare, non possiamo consacrare, non possiamo santificare questa terra. Quei valorosi, sia vivi che morti, che qui combatterono, l'hanno consacrata molto più di quanto lo sia nelle nostre povere forze di aggiungere o togliere. Il mondo terrà poco conto di ciò che qui noi diciamo e non lo ricorderà a lungo, ma non potrà mai dimenticare ciò che essi fecero qui. Tocca piuttosto a noi, che ancora siamo vivi, consacrarci qui all'opera incompiuta che coloro che qui combatterono hanno così nobilmente portato avanti. Tocca piuttosto a noi dedicarci qui al grande compito che rimane, sicché da questi morti gloriosi noi attingiamo una maggiore devozione a quella causa per cui essi diedero la più assoluta misura della loro devozione. Sì che nel nome di quei morti noi qui solennemente stabiliamo che il loro olocausto non è stato invano e che questa nazione, sotto la guida di Dio, rinascerà alla libertà e che il governo del popolo, col popolo e per il popolo, non scomparirà mai dalla terra. 250 parole, forse una di più. Che emozione può dare? Come costruire un libro sulla retorica di questo discorso? Si può partire dall'idea, vabbè, of the people, semplice, no? By the people. Ma è quel through the people che invoca quasi una partecipazione, una nuova partecipazione a questa epopea.
che alla guerra. Perché noi saremo partecipi di questa nazione, e questa è una partecipazione diretta. Offenbacher, chiaro che dire, quasi ritorno al Settecento. Ho curato un libro recentemente, appunto si chiama L'età di Thomas Paine, dal senso comune alle libertà civili americane. Che dire, quest'idea della trasformazione di un senso comune della gente, of the people, by the people, diventa più forte qui, attraverso il popolo. Siamo noi. Questa idea di essere cittadini è un po' vaga oggi, soprattutto in Italia, nella politica di oggi, però vuol dire sentirsi americani. Ecco, quindi la scelta di cambiare generali porta a superare la fase di Gettysburg, a superare il fatto che, un po' come nella nostra appunto, grande guerra, allora oggi vado avanti io, domani vai avanti tu, e chi muore sono sempre i poveri di fatto, no? È una guerra per un territorio, per uno spazio che sono quattro collinette, si va avanti e si va indietro. A questo punto bisogna andare avanti, decisi su più fronti, ci abbiamo gli uomini, ci abbiamo i treni, ci abbiamo le armi, e andiamo avanti, andiamo verso questo sud. E qui ecco la grande altro genere, Sherman. Si va verso Atlanta. E cosa si fa di Atlanta? Chi va oggi ad Atlanta può benissimo vedere che è una città completamente moderna. Sì, non c'è nemmeno appunto una chiesetta storica. È stata completamente rasa a suolo, scomparsa quel cittadino. Con un grande incendio, poi puoi ricostruire qualcosa e lasci la chiesetta, niente, rasa al suolo. Questa è la tecnica che userà Grant gli altri suoi generali in questo contesto. E qui la guerra si risolve. Si risolve appunto con una pace, e capiamo tutti quanto questa pace sia collegata all'importantissimo 13° emendamento. Lincoln non vuole chiudere la guerra, anche se la possibilità c'è, questo chiaramente il film ve lo mostra. Il film Lincoln di Spielberg è costruito solo sulla scelta di Lincoln di non far finire la guerra prima che sia approvato il 13° emendamento. E che cosa dice questo 13° emendamento? Che la schiavitù negli Stati Uniti è abolita. Per tutti. Era chiaro che non poteva lasciare delle persone così in sospeso. Ah, solo gli stati appunto che combattono con la Confederazione, mentre gli altri che erano schiavisti, come il Kentucky, rimangono di nuovo schiavi. Per lui era un'urgenza, ed è chiaro anche in questo film, così come è chiaro in tutte le lettere, la sofferenza di Lincoln, perché nessuno lo voleva questo emendamento, e quindi se lo deve guadagnare politicamente, anche appunto elargendo appunto favori politici, eccetera, eccetera. Bisogna portare la gente dalla tua parte, perché ci sono quelli troppo radicali che dicono: allora, vogliamo subito per tutti e adesso gli daremo anche il voto. E poi dopo, se diamo il voto ai neri, lo daremo anche alle donne. Ve lo ricordate il film? Tutti che sanno, no, le donne no! Tutti! Logico. Per avere il voto alle donne bisogna aspettare il 1920 negli Stati Uniti. Logico. Questo era il senso comune. Il senso comune dell'epoca che cambia secondo realtà storiche. Banalmente, vado a chiudere appunto con la morte di Lincoln, la trasformazione di Lincoln in una icona. Come George Washington diventa parte di una religione civile. E questo Gentile, che è un chiaro abile storico del fascismo, gioca un po' su questo. Le religioni della politica sono anche queste, creare appunto questo, creare
una persona che interpreti una divinità, lì di quadri ci sono, l'apoteosi, l'ascesa al cielo, l'assunzione di fatto del personaggio, ed è in un certo senso un recuperare Washington, l'avevo citato prima, il grande generale. Oggigiorno in America c'è un President's Day, e qui forse Gentile sbaglia, perché anche qui le date non sono così semplici, perché il President's Day, che negli Stati Uniti è un giorno molto commerciale, che celebra Washington e celebra Lincoln, che sono i due presidenti che hanno fatto l'America, alla fine viene ricomposto negli anni 60. Da quello che in realtà non volete ci fossero più feste, e quindi Richard Nixon. Quindi, se siete degli storici e scrivete un libro, andate a controllare appunto le date, che non sono così facili, perché si costruiscono attraverso la trasformazione della storia. Quindi, se voi andate a ritrovare una data come appunto la nascita del President's Day, quindi il President's Day, non pensate che quella è la data di nascita di Lincoln, che si può essere solo il primo lunedì, per evitare che ci siano ponti troppo lunghi. E questo è un po' il modo per rivisitare le festività negli Stati Uniti. Così come, se parlate di Washington, dovete tenere presente che il calendario non era lo stesso che abbiamo oggi. Questo è un po' per gli appassionati di storia. E appunto questa morte, che è più una cospirazione che appunto una semplice scelta di un personaggio, appunto come Wood, è più una cospirazione. Ci sono vari uomini che cercano di uccidere varie persone per sovvertire quello che era il risultato della guerra civile. Quindi ci sarà una persona che cercherà di uccidere il segretario di Stato, che era la persona più importante all'epoca, anche questa è una cosa che cambia negli anni 60. Non c'è il vicepresidente non conta niente, perché all'epoca il vicepresidente non era altro quello che rappresentava l'altra parte, quindi se era il presidente era nordista, il vicepresidente era sudista, e così il contrario. Quello che contava, quello che mette la firma sul proclamo di emancipazione, è Lincoln e Seward, segretario di Stato. Il segretario di Stato che conta, contava all'epoca, perché dopo c'è stata una trasformazione della Costituzione. Cosa succede in questo? È il tentativo di uccidere addirittura il vicepresidente, che non contava niente, anche lui si chiamava Johnson, non appunto il nostro leader negli anni del Vietnam, se appunto Andrew Johnson. Johnson era un uomo del sud, sarà quello che poi cercherà di riportare tutte le cose al punto di prima, sarà quello che poi finirà per questo sotto impeachment. Il primo presidente, il secondo ve lo ricordate, per chi fa storia contemporanea? Nixon si dimette prima, non va sotto impeachment. Beh, comunque capisco che siete iperpartecipi, di questo vi ringrazio. Quindi è una cospirazione ordita dai servizi segreti, anche questa volta non è tanto l'idea della cospirazione che ci sta sotto questa storia degli Stati Uniti, è una cosa molto più grossa che porta anche alla morte di Lincoln, il tentativo di portare avanti una restaurazione, piuttosto che quello che si chiama in concreto, la ricostruzione del sud. E però questo è tutto un altro argomento, sono nuovi soldi, sono le famose lobbies che entrano appunto nella Casa Bianca. Anzi, in realtà non entrano nella Casa Bianca, perché si fermano nella lobby. Perché appunto la signora Grant non amava l'odore dei sigari. Ed è su questo, questa piccola gag, fa parte un po' del circo di Bacco, dell'interesse per tutti voi per la storia, che concludo. Grazie. Bene, ringraziati per questa bellissima lezione.
cosa, perché magari gli studenti preparano altre eventuali domande, anche perché so che ci sono alcuni fra loro che sono appassionati di cosa parlare del tema. Brevemente, ci puoi dire qualcosa di come e quando, adesso lo abbiamo fatto, poi gli Stati Uniti riescono davvero a elaborare questa ferita rappresentata dalla guerra civile? C'è qualche altra domanda che le raccolgo, che poi questo è un tema. Magari mentre tu rispondi ora non lo devo pensare. Lo stupore è che dopo una guerra civile così cruenta gli Stati Uniti non si siano divisi e poi 40 anni dopo, 50 anni dopo abbiano combattuto una prima guerra mondiale come un'unica nazione senza divisioni interne. Insomma. Certo. Lei ha fatto una lezione praticamente incentrando l'attenzione sul problema dello schiavismo. Io avevo delle convinzioni diverse, non solo, cioè parzialmente diverse naturalmente, e soprattutto uno dei problemi che mi piacerebbe che fosse un attimo focalizzato è il problema delle differenze economiche tra l'economia del nord e l'economia del sud, perché un'economia del sud organizzata a monocultura aveva bisogno di una politica libero scambista, mentre la incipiente e la crescente industria del nord, il sud, uno dei problemi del sud è che non aveva uno straccio di azienda che facesse le rotaie, per esempio, no? Il nord aveva bisogno di un sistema economico di tipo estremamente protezionista, che sarà quello vincente. E probabilmente questa è un'altra delle ragioni per cui il nord e il sud andavano per conto loro. Poi un altro aspetto che mi piacerebbe seguire in un corso monografico, e quindi mi piacerebbe sentire un suo corso monografico sull'argomento, magari venendo a Scienze Politiche insieme a mio figlio che ha fatto un esame con lei. Anche il discorso, adesso ho un attimo perso il filo, se devo dire la verità. Dunque, da una parte l'economia e dall'altra il biocentrico. No, adesso ci penso solo un attimo, rientro. C'è tanto quello che c'è da domani. Rispetto a quanto diceva prima a proposito di una sorta di specializzazione industriale nel divise, scarpe, armi, eccetera. C'è una relazione quindi tra la guerra civile americana, questo tipo di specializzazione e quello che poi sarà la fabbrica fordista e quindi un altro tipo di specializzazione industriale? Sulla questione cioè di Lincoln, perché proprio un vecchio discorso in cui Lincoln sembra tutt'altro che antischiavista, no? Appunto anche il fatto, cioè come si fa anche proprio come ricerca storica a capire quanto dei suoi discorsi sono quello che in realtà pensa, cioè perché pensa rispetto al film, no? Poi pensa a vedere come fa questi compromessi, dice alcune cose per poi poter far passare una legge contro la schiavitù, cioè anche proprio come ricerca storica uno come fa a capire se c'era cosa da pensare veramente Lincoln, no? Se era veramente a favore o meno della schiavitù, no? Ok, vado pensavo di aver finito con l'applauso, era così, sono messo in parte dell'epoca della comunicazione. Ci hanno invitato al 27 per andare a parlare della cosa di Obama. Vabbè, niente, ma invece questo è un seminario, quindi è giusto appunto, approfondire alcuni temi. Ecco, il patriottismo, parlo appunto della guerra del 14, parto da lì, perché in un certo senso è un po' questo il nostro tema, no? A riproporre gli Stati Uniti, come fanno a diventare così coesi? E soprattutto perché se noi pensiamo a tutte queste fabbriche del nord che continuano a produrre, dobbiamo pensare degli immigrati,
dobbiamo pensare degli immigrati che arrivano, sbarcano con la nave, arrivano appunto a New York, nel 40 ci saranno gli irlandesi, poi dopo gli italiani. Chi combatte per l'Unione? Io ho lavorato molto su Luigi Di Lelli, non so se qualcuno di voi lo conosce, un scritto anche un saggio repubblicano, partecipe nei moti del 28 qui a Milano, c'è una fabbrica sui Navigli, si chiama appunto Porcellaneria Tinelli, e poi diventerà successivamente Risciacciano. Tinelli, patriota, che lo arresta, la famiglia lo rinnega, famiglia ricca, c'erano anche campi di rubati da sé, eccetera, eccetera. A un certo punto che all'epoca gli austriaci prendevano tutta la proprietà se ti scoprivano appunto filo repubblicano aziano. A un certo punto prende la via del carcere, Spielberg, e quelli gli dicono: ok, vuoi la pena di morte oppure l'esilio negli Stati Uniti? Possiamo repubblicare, vai negli Stati Uniti. Chiaramente lui sceglie gli Stati Uniti, va negli Stati Uniti, ecco la prima immigrazione italiana che poi si ritrova a combattere nella guerra civile. Tinelli è uno che poi qui sapeva fare la guerra, quindi viene utilizzato anche da Lincoln in queste sue campagne. E poi è bellissimo anche l'episodio del figlio che vuole andare a combattere, si sente americano. Ma com'è possibile? In un attimo, ecco, c'è questo coinvolgimento in una nazione repubblicana che in un certo senso coinvolge nelle scelte di migliorare e soprattutto nella possibilità di avere un'opportunità di portare avanti la propria innovazione, può essere appunto la seta del nord che tutto andava verso il futuro, però c'è qualcosa. C'è un'innovazione, l'idea di fare parte di questo grande mondo americano. Il problema sorgerà successivamente, perché però queste sono tutte classi che tendenzialmente vengono subito recuperate dal punto di vista della letteratura e della cultura, perché sono già di partenza, sanno leggere, sanno scrivere, imparano presto l'inglese, l'inglese è una lingua abbastanza facile, sanno conquistarsi degli spazi, chiaramente l'inglese parla già l'inglese, eccetera, eccetera. E dopo diventa più difficile, quando arriva la grande immigrazione popolare. Ecco che qui, mentre per quello che in un certo senso è la guerra civile, è più facile, perché il discorso di Lincoln diventa quasi un patrimonio nazionale. Ci si sente americani, si sente americani anche perché il percorso è stato fatto attraverso queste guerre di cui vi ho parlato prima, la guerra del 12, la creazione del 26, la creazione di un inno nazionale. L'inno nazionale, il giuramento che poi diventerà il giuramento alla bandiera, cioè si tratterà di aggregare gli altri immigrati più poveri, che passerà attraverso le scuole, però l'inno nazionale esce dal 1812, è la battaglia di Formia. Appunto la battaglia che vede appunto questo poeta, appunto è la visione che ha questo poeta di questo forte attaccato dagli inglesi, dove c'è questa grande bandiera che sventa ed è ancora su il giorno dopo, perché resistono. E poi ancora attraverso i giornali. I giornali in un certo senso fanno partire un mondo che è questo, è patriottismo, è amore e patriottismo e rispetto nei confronti della bandiera, che è già la stella e striscia. È la stella e striscia, chiaramente con una serie di strisce che aumentano ogni volta che entra un nuovo Stato, e così come aumentano le stelle. E poi sceglie, come spiega benissimo Armando Testa nel suo libro La storia della bandiera americana, appunto stelle e strisce, e poi sceglierà di mettere le 13 strisce e aumentare le stelle, perché
che semmai era un caos, non si capiva più. Era più facile appiccicare una stella ogni volta che si aggiungeva uno Stato. E ve lo ricordate che erano tanti gli Stati che si aggiungevano. Dai 13 Stati originali, siamo già passati al compromesso di Missouri, siamo passati 20. Quindi si trattava di aggiungere una stella per ogni Stato che entrava. E poi addirittura c'è questo Samuel Woodward, adesso sto studiando la guerra del 12 per un libro, perché secondo me questa guerra non è assolutamente, assolutamente studiata, tutti ne parlano un po' come una questione economica, una continuazione della guerra d'indipendenza, però questo non è assolutamente studiato. Addirittura crea un giornale che si chiama The War, che pubblica per 3 anni Samuel Woodward. E Samuel Woodward è uno dei poeti americani. Attraverso questo la poesia pubblicava di tutto, pubblicava le notizie della guerra. Ecco perché la guerra diventa il traino, perché questa guerra civile diventa il traino per l'industria del giornale. Questo non sono scordato di dirlo, però Harper Smith ci fa vendere moltissime copie con questo. Ci sono dei reporter, i primi reporter di guerra sono come a seguito dell'esercito che vanno subito a combattere queste battaglie della guerra civile. E come informare il nord? C'è l'innovazione, c'è il telegrafo. Il telegrafo di Morse che esce fuori appunto con la guerra, appunto con il Messico di cui vi ho riportato prima, dopo altro. Telegrafo, appunto ferrovie, battello a vapore, e poi chiaramente la pressa, vapore che serve per stampare questi giornali. Sarà velocissimo stampare questi giornali. Ecco, questo è facilmente patriottismo americano. Vi ho detto prima di Uncle Sam, vi ho detto prima addirittura dell'idea di Casa Bianca, ecco, come momento, prima si chiamava President House, prima della guerra del 12. Dopo l'incendio non c'erano i soldi per rifarlo, gli danno una mano di bianco. E da lì in poi si chiamerà White House. Quindi anche c'è un mio collega appunto, che fa storia, che mi dice ma cosa vuoi che interesse c'è la guerra del 12, hanno solo pronunciato la Casa Bianca. Per me è banale dire ma guarda che prima non si chiamava Casa Bianca, prima si chiamava President's House. Quindi di fatto è questa guerra, sono tutte le altre guerre che creano queste, però questo è più facile perché erano tutta gente abbastanza istruita, con Tinelli che combatteva, aveva dei figli che erano appassionati, volontari addirittura a combattere prima dei 18 anni. E non sa cosa fare. Tinelli scrive una lettera a Lincoln dicendo guarda che mio figlio non c'ha 18 anni, per favore non me lo faccia combattere. L'ossessione, questo è chiaro anche nel film di Spielberg, del bambino che deve andare a combattere. Per che cosa? Perché bisogna eliminare la schiavitù. E questa era la cosa negativa in questa Repubblica americana. Era la cosa per cui anche gli austriaci dicevano, eh sì, ma tu dovresti essere ancora la schiavitù. Ma che Repubblica è? Altro che banale, peggio ancora. Una Repubblica basata sulla schiavitù. Ecco, poi la cosa successiva sarà più complessa, perché lì arriveranno moltissimi illetterati e quindi si tratterà di educare i figli. E quindi lo vediamo chiaramente poi nell'Expo di Filadelfia nel 1876, quando ci sarà il giuramento alla bandiera. Tutte le scuole verranno portate e reciteranno appunto le parole dell'inno costruito appunto sulla bandiera del 1812, sarà il nuovo inno americano. Ed è un mix tra cultura di massa e cultura popolare che si poi ripropone con una coesione forte e poi passa anche attraverso la guerra hispano-americana che sarà la e questo poi dopo lo diremo, lo considerà il fatto che il pregiudizio razziale è che si sconfigge. Il 13° emendamento non risolve nulla, poi dopo ci sarà un 14° emendamento che dà il diritto di cittadinanza, che non viene utilizzato dagli afroamericani ma viene utilizzato dalle corporation per costruirsi un loro impero legale. E poi ci sarà addirittura appunto il 15° emendamento che dice chiaro e tondo che i neri hanno il diritto di voto. Però praticamente nessuno per dirà, però se non sapete né leggere né scrivere non potete avere questo diritto. Quindi ci sono delle leggi locali che impediranno.
Vado un po' di corsa per appunto, riprendere invece la tua domanda, molto, molto bella. Anch'io sono stato al college di Gettysburg, dove c'era un mio collega Timothy Shannon che mi ha detto: ma guarda, per insegnare la guerra civile, capire che cosa succede a Gettysburg, ti devi leggere solo un libro che si chiama Confederate in the Attic. È un libro, Il Confederato, Star della soffitta. L'idea confederata è sempre presente nella casa americana, solo che sta in soffitta, nel senso che sta nel valore in soffitta. E questo libro, l'ho preso anche insieme al Pulitzer del giornalismo, di Horowitz, ed è una specie di ripercorrere le strade delle battaglie, un po' reenactment, cioè, va molto di moda anche qui in Italia, forse ogni tanto combattono qualche battaglia appunto della guerra di indipendenza. Appunto, lì però è molto sentito individualmente, dovete pensare, e dal primo, vi ricordate quando Gettysburg, faccio le prove con i miei studenti, se siete attenti, dall'1 al 3 luglio, ogni anno, questi partono dal sud con le stesse uniformi, con le stesse moschetti, con la stessa forma mentis, se c'è una gallina si porta nella gabbietta, perché sai che la gallina tutte le mattine ti dà l'uovo, a piedi e fanno a piedi. Ecco l'idea, e il giornalista Horowitz, in questo Confederate in the Attic, segue questi gruppi, e lo stesso succede per il nord. E tu pensi che nel primo luglio, con tutto sto caldo, uno si mette un uniforme che all'epoca era più o meno di lana e fa questo percorso per andare a ricreare tutta questa idea di reenactment. A rimettere in scena una battaglia, qualcosa ti dà l'idea appunto della forza ancora oggi presente in questo contrasto tra quelli che poi Obama cerca di banalmente di semplificare. Stati due, stati rossi. E Obama insiste molto su questo, insiste sia contro, dal punto di vista del populismo, che questo è un altro tema fortissimo nella storia americana, e dall'altra parte con questa idea, questa ossessione della separazione. We are not a division from a blue state or a red state, no, lo dice forte. We are the United States of America. E però Obama esce fuori da questa, dalla passione dell'insegnamento all'Università di Chicago, soprattutto dallo studio di queste profonde disuguaglianze che si sono costruite nei secoli. Sull'economia, la domanda sull'economia è molto, molto complessa, mi porta anche un po' a legare all'idea di Fordismo. È chiaro che le fabbriche nel nord marciano soprattutto con la guerra civile, avrebbero marciato anche senza guerra civile, perché ormai gli Stati Uniti, quando siamo alla fiera del 1876, grazie forse alla guerra civile, sono già la seconda potenza mondiale. Dopo l'Inghilterra ci sono stati in mezzo. Quindi, che dire, l'idea è quella di allargare questo mercato. Fino a quando c'è la frontiera, si può allargare verso la frontiera, si può costruire la ferrovia che va fino al Pacifico, appunto la mia guerra ultimamente, questa congiunzione appunto di Promontory Point, e poi anche che dire, insieme la crescita stessa di una metropoli come Chicago, che diventa il centro di queste ferrovie. Chicago nasce, Chicago, come devo dire ai miei studenti, vuol dire semplicemente in lingua degli indiani dell'Illinois, un campo di aglio selvatico. E come un campo di aglio selvatico si trasforma in quello che è Chicago? La grande città dei marcelli, Porcopoli, quella che a un certo punto poi inonda l'Europa di derrate alimentari. Certo, li raccoglie tutti Chicago e via col treno. Arrivano dal grande ovest e poi via col treno partono con l'Europa, si accorgono, come si diceva prima, che ci sono leggi proibizioniste. E vai che parte con la crisi grande, la crisi del 1873. E qui mi combatto sempre con i contemporaneisti. Questa è una cosa che che questa è una gag, però è fatto. Una volta avevo fatto questa tesi, c'era questa prof che diceva sulla Grande Depressione, quindi
semplicemente lavorato la volta scorsa. La grande depressione è quella dell'Europa del 1873. La grande depressione è di fatto è questa, quella era la grande crisi, però certi parlano di quello come grande depressione. Quindi vuol dire che gli europei sentono questa come la grande depressione. La grande depressione dell'Europa che è causata appunto dalle inondazioni di merci. Poi si cercherà di capire perché costano così poco. E allora ci mandano, mi sembra, Egisto Rossi, no? Ci va appunto, segretario, questo potentissimo senatore del Regno, padre del modello sviluppo industriale italiano. Manda appunto questo sussidiario per cercare di capire, ma perché? Prende tutta questa roba che costa così poco. E alle spalle ci sta appunto lo sfruttamento. Ci sta lo sfruttamento del lavoratore che poi verrà solo chiusato da The Jungle, no? Il libro di Alton Sinclair. È chiaro che poi le scatolette ci finiscono anche i prezzi di carne umana, di fatto, no? Però queste derrate alimentari arrivano e inondano il mercato. Quindi tendenzialmente il sud in questo cerca di, è chiaro, non ha una acciaieria. La prima acciaieria del sud è nel 1871 a Birmingham, Alabama. Cioè la guerra civile è finita. L'acciaieria che produce è Pittsburgh. E poi produrrà, dopo non ci sarà più, non ci sarà sempre da costruire armi per le altre guerre, però di fatto poi produrrà l'acciaio per i ponti che supereranno il Mississippi, in generale tutto quello che servirà, quello che eccetera, eccetera. Quindi, di fatto, sull'economia la questione è molto lunga e bisognerebbe affrontarla quasi individualmente, perché di fatto poi lì si creano molta tensione ancora una volta con l'Inghilterra, perché per avere queste armi i sudisti dovranno rivolgersi all'Inghilterra e come pagarle? Col cotone, diciamo. E quindi qui ci sarà un movimento, infatti Luigi Tinelli viene mandato a New Orleans per cercare di impedire che le balle di cotone partano per l'Inghilterra. È chiaro che se non ci sono più le fabbriche del sud a lavorare questo del nord a lavorare questo cotone, assolutamente dovranno esserci le fabbriche inglesi. Sono ben contenti di avere questo cotone a buon prezzo, sono disposti anche a dare delle armi. E quindi il problema per Lincoln è fermare questo. Però come vi ho detto, quello che viene chiamata oggigiorno the special relationship, cioè Inghilterra, Stati Uniti, dal serio, ok, andiamo in guerra in Iraq, ok, we are really good friends, ok. No, di fatto si costruisce e poi si scompone, anche attraverso questa guerra civile. Parlo un attimo, che poi dopo vorrei chiudere sulle fonti, di fordismo. Non è proprio la catena di montaggio, però ci assomiglia, nel senso che ci sono delle parti intercambiabili che possono essere montate. È chiaro che i macchinari diventano sempre più grandi, però non parlerei appunto di Fordismo, che è proprio un'epoca successiva, ma di poco, non tanto, perché se poi parliamo, adesso che sto studiando gli Expo, le prime auto costruite in fabbrica arriveranno all'Expo di St. Louis nel 1904, dove verranno messe in esposizione, e già lì sì si può parlare di catena di montaggio e di Fordismo. Prima abbiamo delle fabbriche. Questo è interessante, vedere che tipo di manodopera usano e che cosa producono. Questo è molto curioso. Faccio un esempio banale: il ketchup. Il ketchup esce fuori come innovazione nel 1876, viene presentato da Heinz all'Expo di Filadelfia ed è prodotto a Pittsburgh in una fabbrica dove lavorano quasi tutte donne. E anzi è molto ambita la manodopera femminile, precisa, pulita, eccetera, eccetera. Quindi lui crea delle conserve, ma che cosa servono queste conserve?
se non a aiutare la donna in famiglia. Perché il marito è sempre, io amo dire, the beast, no? Torna a casa, birra, piedi sul tavolo e può essere servito. E quella torna dalla fabbrica, a 12 ore, 14 ore di fabbrica. È chiaro che mi deve servire qualcosa, perché sennò prende anche delle botte, e allora anche serve una pasta col ketchup, oppure una meatloaf, una polpetta con il ketchup, si va velocissimo, si versa sopra. Quindi c'è un sistema di fabbriche, e si vedono queste fabbriche, fabbriche italiane, eccetera, eccetera. Però su questo appunto il fordismo è solo successivo, e quindi sì, dobbiamo tornare a fuori, anche se ci sono dei tentativi di creare questo in alcune realtà, come addirittura, come possiamo raccontare, l'esempio è Pullman, ce l'avete presente Pullman? Appunto, Chicago costruisce una città per i suoi operai che fabbricano carrozze a letto. Allora, tutti dicono, ok, visto che dobbiamo viaggiare spesso su questi treni, perché non ci viaggiamo con? Paghiamo di più e viaggiamo su una bella carrozza a letto. Pullman costruisce carrozze a letto e chiaramente cerca di anticipare il fordismo. Nel senso che dice, ok, per lavorare qui dobbiamo creare e dobbiamo un operaio che sia appunto integerrimo, un po' come amava fare Ford, no? Per cui era anche apprezzato in generale, un po', anche qui c'è un esempio che parlava molto della quest'idea di Ford, di creare questo operaio che non si ubriacava, che non tornava a casa e picchiava la moglie, però a questo punto entra nella vita privata delle persone. Chiaramente Pullman e poi la sua fabbrica e la sua città che sta a sud di Chicago fallisce, perché ci si accorge che la fabbrica Stelle e Strisce è un mondo a parte. A un certo punto ci si accorge che tu devi consumare le sue cose, pagare il suo affitto e poi chiaramente continuare a produrre, e ci sono delle persone che vengono a vedere come vivi in casa. Questo è un classico anche di fuoco, entrare all'interno delle case per vedere appunto se non mettevi la capra appunto quello che lui chiamava bagno, perché in effetti tutte queste case avevano il gas, avevano l'acqua, eccetera eccetera. Però chiaro che l'immigrazione da un sud urbano europeo ti portava a mettere la capra appunto all'interno della vasca da bagno. E quindi in questa sua ossessione ci sta poi lo shock, ci sta la nascita del movimento greco. Questo è tutta un'altra storia. Chiudo sulle fonti che sono da studiare, lingue in questo contesto, soprattutto in Italia oggi è veramente molto, molto, molto difficile. Come dicevo, il libro a cui si è ispirato quel film, che poi dura forse 3 ore, è composto da 1200 pagine, Teams of Rivals. Quindi ci sono molte voci, composte, c'è chi dice questo, chi dice il contrario di questo, poi ci sono le lettere spedite, non spedite, però fa parte un po' della difficoltà di essere storico e poi di privilegiare le fonti, di dare un po' quello che vuoi, dire, cercando di rispettare questo. La fede appunto nel documento, il documento scritto, però come ti dicevo prima, ci sono delle lettere che vincono lo spedito, e quindi rimangono un po' in sospeso. Scrive tantissimo Lincoln, così come all'epoca scriveva tantissimo Jefferson, eccetera, eccetera. Quindi sono quei presidenti che dicono molto, e spesso quel molto è contraddittorio. Questa è la ragione. Anche però, se come ti ho detto, il frammento sulla schiavitù è molto chiaro. Lui ha in mente un qualcosa, poi certe volte diventa politico, non lo dice. Però ha un'idea, vuole andare da qualche parte e alla fine ci arriva. Grazie. C'è un studente che mi ha scritto per la mezza?